Si è tenuto questa mattina il tavolo di confronto tra il prefetto di Pesaro Urbino, i tecnici e le autorità per decidere se svuotare o meno la diga del Furlo alla fine di permettere ulteriori indagini nel canale con l'obiettivo di un'ulteriore ricerca approfondita del giovane scomparso settimane fa. L'esito è però stato negativo per motivi legati alla sicurezza e non solo. Il prefetto ha tuttavia ribadito la massima vicinanza alla famiglia, così come la costante ricerca ancora in corso di Riccardo. Svuotare la diga completamente innanzitutto non è possibile perché nella diga continua ad arrivare l'acqua del fiume Cantigliano, quindi non si deve immaginare uno svuotamento come un campo di calcio dove poi si può cercare qualcosa, ma è un luogo dove l'acqua continua ad arrivare. E la diga poi è composta da diciamo, diverse zone che presentano dei coni molto profondi dove c'è materiale diciamo, melmoso che anche qualora fosse diciamo, prosciugata oltre la quantità che è stata già prosciugata grazie ad Enel durante i primi momenti della ricerca, ma su questo il comandante dei Vigili del Fuoco può essere più preciso, quindi se fosse ulteriormente prosciugata, peraltro di poco rispetto al momento precedente, non consentirebbe comunque, proprio per come è costituita la diga, in quanto non è in piano, non consentirebbe la ricerca dell'eventuale del corpo di Riccardo. Quindi, lo svuotamento della diga porterebbe a un'esposizione di tutti gli operatori a un alto rischio. All'impossibilità di raggiungere dei punti dove il corpo del ragazzo potrebbe essersi fermato, oltre che a un danno ambientale rilevantissimo in termini di moria di pesce e di quant'altro, ma soprattutto potrebbe non essere utile proprio al nostro fine. Tutto quello che noi potevamo fare fino a questo momento l'abbiamo messo in atto con tutti i nostri uomini e con tutti i nostri mezzi a disposizione. Quindi le ricerche sono state estremamente dettagliate e attualmente diciamo che non avremo altre possibilità di mettere in atto altre soluzioni di ricerca. Abbiamo ispezionato sia la parte a monte che la parte a valle della diga e quindi diciamo che con tutte le nostre forze e tutto il nostro impegno. Diciamo, dalle ricerche effettuate non è stato rinvenuto nella diga nessun oggetto di appartenenza di Riccardo, come ad esempio gli occhiali, no? Perché se fosse stato rinvenuto almeno un oggetto appartenente al ragazzo, poteva esserci a maggior ragione, diciamo, la possibilità della presenza del ragazzo nella diga, ma non è stato rinvenuto nessun oggetto. Quindi anche questo, in base anche al piano delle persone scomparse, che è ancora attivo, quindi le ricerche non sono finite, non ci sono più in quella zona perché in quella zona è stato fatto tutto, ma continuano le ricerche e purtroppo se non c'è un elemento nuovo che motivi una ricerca ulteriore nella zona specifica, ovviamente per noi è molto difficile.